Onorevole Crippa. Grazie Presidente. Guardi, parlare dopo l'onorevole Rosato adesso è un piacere perché mi ha dato argomenti ulteriori. Direi che vedere una collega che fa una dichiarazione contro l'accantonamento e poi vedersi smentita perché parlava nel contenuto di quello che ci fosse detto e scritto nell'emendamento è veramente palese, perché lei ha dato la parola evidentemente alla collega per votare pro o contro l'accantonamento ed è stata chiara nell'esprimere una contrarietà. È ovvio che poi l'onorevole Causi ha fatto un cambio di marcia improvviso, come spesso gli capita di fare, visto che si parla di equilibri di maggioranza drammatici, e ancora una volta ci troviamo a sentirci dare dei demagoghi. Cioè, secondo me vi dovete fare un'analisi di coscienza e quando esprimete un parere, forse se lo tenete per 5 secondi sarebbe opportuno. Grazie.